Tutte le dottrine esoteriche e tutte le antiche tradizioni filosofiche riconoscono l'uomo come un essere spirituale temporaneamente inquilino di un corpo materiale. Questo è un concetto che torna identico in ogni angolo della Terra ed è un principio che facilmente mi sembra di percepire come corretto. Qualche tempo fa, durante un'intervista, mi posero questa domanda. È possibile essere spirituali anche all'interno delle mille difficoltà e impegni della quotidianità moderna? In quella sede risposi più o meno così: Credo sia inevitabile essere spirituali proprio nella vita quotidiana, come in ogni altro frangente, perché a ben vedere tutto è vita quotidiana e tutto è spiritualità. E per quanto mi riguarda, non riesco ad applicare verità che mi risuonano in certe situazioni e non in altre. Penso che si possa, anzi si deva, aspirare alla crescita spirituale e contemporaneamente occuparci di realizzare una vita piena di salute, di prosperità, di gioia, di soddisfazione e felicità per noi e per gli altri, semplicemente perché le due cose sono la stessa cosa, una il riflesso dell'altra. Se essere allineate e centrate significa essere felici, allora ti assicuro che sì, il tempo per ricercare l'allineamento c'è sempre anche se a dire la verità non credo che la centratura come la felicità possa essere misurata in tempo. Per quanto riguarda gli impegni terreni, che dire, questa è la vita e nel mio particolare questa è esattamente la vita che voglio, che mi sono scelta, che mi sono manifestata, quindi penso non si possa proprio distinguere tra impegni terreni e spiritualità, non sono cose che possono andare distinte. Non si può essere spirituali un'ora al giorno e poi occuparsi delle faccende di casa o mettersi al computer e lavorare. Se pensi che un atteggiamento mentale sia corretto per te, lo assumi e basta. O si tende ad agire come l'amore, come atteggiamento mentale sempre, o perlomeno il più possibile, oppure no. Non lo fai oggi sì, ma domani non so se mi va. O su questo sì perché è facile, su questo no perché non mi pare accettabile. O tutto è uno o non lo è e non ci sono vie di mezzo. Non esiste un percorso di crescita efficace che ci dice che quasi tutto è uno. Nell'ambiente cosiddetto della spiritualità troviamo moltissimi relatori e divulgatori che vivono, a loro dire, in una realtà completamente sbagliata e si sentono in dovere di sensibilizzare l'opinione pubblica contro questo, contro quello, ma contemporaneamente continuano a ripetere che tutto è uno. Questo è possibile solo da un determinato livello di inconsapevolezza solo una buona dose di inconsapevolezza può permetterci di sostenere che tutto è uno meno il mio vicino di casa. In certe attività mi comporto spiritualmente, in certe altre no. Credo proprio che non sia possibile organizzarsi in questo modo. O ci sei o ci fai. Non è possibile sposare entrambi gli atteggiamenti. Quando Gesù diceva "Non potete servire Dio e Mammona", coerentemente con tutto il suo insegnamento, intendeva proprio questo. Non diceva che dobbiamo scegliere tra materialità e spiritualità. Sono la stessa cosa, tutto è uno. Quello che intendeva è che non possiamo essere spirituali a giorni alterni. Non possiamo applicare la nostra consapevolezza a questo sì, ma a quello che non ci piace o che non ci pare accettabile, usare un atteggiamento diverso. O ci sei sempre o non ci sei mai. Più ci avviciniamo all'allineamento con il nostro io superiore, la cui realtà è leggibile nella nostra interiorità, più evidentemente sarà anche piacevole e soddisfacente il nostro soggiorno terreno. Non può essere altrimenti. Spiritualità e materialità sono la stessa cosa, due forme diverse della stessa essenza. Tutto è uno, razionalmente l'abbiamo compreso, ma ancora distinguiamo tra spirito e materia. Il primo è buono, il secondo è cattivo. Invece questo è il momento storico più adatto a unificare finalmente questi opposti apparenti. Non farlo, continuare a santificare l'uno e demonizzare l'altro, ci fa perdere di vista lo scopo della nostra incarnazione. Gli ambienti spirituali, o forse se vogliamo New Age, sono pieni di persone che hanno sposato questa distinzione per nascondersi nella santità e scappare dalle sfide che la vita ci propone. Sfide, in più delle volte, basate proprio sulla demoniaca materialità. Sposiamo filosofie lontanissime senza comprenderle, facendo nostri concetti letti solo in superficie e perdendo di vista il fatto che se ci siamo incarnati, e già questo la direbbe molto lunga, in quest'epoca è per fare esperienza di quest'epoca, con tutti i suoi paradossi e le sue contraddizioni, che proprio ciò che vediamo come incoerente e sbagliato è quello che ci serve per crescere, per contribuire all'espansione dell'amore che siamo. Materialità e spiritualità sono un percorso univoco, tutto è sempre uno. Non è possibile coltivarne una trascurando l'altra. Quasi sempre tutti i nostri problemi nascono dal dividere materiale e spirituale come se fossero due sfere separate che non hanno punti di comunione, quando in realtà sono solo le diverse facce della stessa medaglia, strettamente interconnesse e indissolubili. Perché la medaglia sia splendida e brillante, dobbiamo lucidare entrambe le facce. Dividerle, viverle come realtà separate, indipendenti l'una dall'altra e anzi in contrasto tra loro, è di fatto ciò che ci ha diviso. Perciò curare la materialità, far prosperare l'abbondanza quando è fatto con amore, con correttezza, con etica e con apertura di cuore, è un'operazione altrettanto sacra che coltivare la propria spiritualità, che lavorare su se stessi per crescere in consapevolezza. Quando un'attività è svolta con amore è perfetta come il più disinteressato altruismo spirituale. La materia è spirito e lo spirito si manifesta nella materia. Dove molta New Age ha spinto ad aspirare alla spiritualità come a qualcosa di superiore, è importante rimettere i concetti al loro posto. La materia è sacra come lo è lo spirito, in quanto l'una è manifestazione dell'altro. Se non lavoriamo sullo spirito non potremo godere della materia e viceversa se non godiamo della materia, significa che abbiamo da lavorare sullo spirito. Non possiamo stare bene fuori se non stiamo bene dentro, ma allo stesso tempo il nostro stare bene fuori è la conseguenza del nostro stare bene dentro. Non ha senso dedicarsi con tutti noi stessi alla nostra educazione, alla nostra conoscenza, dimenticandoci della nostra parte invisibile. Come del resto è perfettamente insensata anche l'operazione contraria. Si dice appunto dedicarsi anima e corpo. Proprio perché nessuna delle due sfere va trascurata. Non ha alcuna utilità dedicarsi con tutti noi stessi allo sviluppo della nostra spiritualità, dimenticando di alimentare conoscenza e materialità. Tutto è uno e ogni attività di frammentazione, in un senso o nell'altro, ci porterà a sperimentare la sofferenza. Niente di sbagliato, quindi, come sempre, ma meglio sapere dove determinati percorsi ci conducono. I percorsi sono molteplici, ma la verità è una ed è quella che accomuna tutti i percorsi. La scienza ormai ci ha anche dimostrato la connessione nostra e di ogni cosa con il tutto, perciò in risonanza con l'universo riemergerà la nostra parte divina nella vibrazione dell'amore, che è tutto ciò e solo ciò che ha senso capire o sperimentare, perché tutto è uno e l'uno è amore. Quindi, quando avremo fatto percettivamente l'esperienza dell'amore, che è tutto ciò che è, Capiamo il paradosso. Tutto è amore, quindi qualunque esperienza è un'esperienza d'amore. La differenza sta tra il saperlo e non saperlo. Avremo semplicemente accesso all'intelligenza che è in filo diretto con l'amore. Appunto, puliremo tutte le credenze che ci limitano e che non ci permettono di percepire e di godere della perfezione dell'universo che, essendo amore, costantemente è. Quando riconosciamo nell'amore la nostra vera essenza, riconosciamo la perfezione del tutto. E tutto ha un evidente senso, ogni cosa va a posto, o meglio, ci accorgiamo che è già a posto, con logica e perfezione oltre i limiti della nostra percezione terricola. Tutto quello di cui abbiamo bisogno per riappropriarci di tutte le nostre potenzialità e quindi del nostro incommensurabile valore è riconoscerci come amore. La nostra più grande ricchezza è racchiusa nel riconoscimento della nostra reale identità. Tutto è custodito nella risposta alla fatidica domanda. Chi sono io? Io sono amore e quando l'avremo compreso con il cuore e con la mente in coerenza, il paradiso terrestre tornerà ad essere la nostra casa. Passo tratto dal libro La perfezione del tutto.